poter selezionare l'adeguato pellet per la propria stufa e come poterlo riconoscere. Il pellet viene prodotto da scarti di lavorazione legnosa, però di legno naturale, quindi significa ciò che proviene direttamente dal tronco, quindi segatura o cippato ridotto a segatura. I nostri pellet sono prodotti unicamente con conifera e in più all'interno del mondo delle conifere dobbiamo considerare alcune differenziazioni. Ad esempio nell'abete, che noi chiamiamo comunemente, con cui chiamiamo comunemente gran parte dei pellet, pellet di abete, in realtà bisogna dividere fra abete rosso ad esempio e pellet di abete generico. Pellet di abete rosso significa che proviene unicamente da residui di lavorazione di tronchi di abete rosso, che è l'Apicea excelsa, è la pianta diciamo forestale più importante d'Europa e la più utilizzata dall'industria del legno, e soprattutto ha delle caratteristiche particolari che la rendono la migliore per la produzione del pellet. Quali sono queste caratteristiche? Ad esempio l'omogeneità, la ridotta presenza di resina, la densità buona e soprattutto dopo essere stata bruciata la mancanza di residuo. Quindi il residuo in ceneri dell'abete rosso è sicuramente il residuo minore e con minor massa che si produce utilizzando delle conifere in Europa. Chi dice si sceglie il pellet dal colore, che cosa risponde? Il colore sicuramente è un segno indicativo, perché il colore rappresenta alcune parti del legno. Ad esempio, se c'è una grossa percentuale di cortecce, il colore diventa più scuro. Anche se c'è una percentuale di cortecce del secondo livello, perché le cortecce vanno considerate su due piani. C'è il floema esterno, che è la corteccia, diciamo, quella che noi vediamo nella pianta, ma c'è anche quello interno, che è cosiddetto libro, che è un po' più chiaro. Quando c'è la totale assenza di cortecce, il colore è quello del legno vergine e quindi è molto chiaro. Secondo me la cosa principale è leggere l'etichetta. Basta saper leggere bene l'etichetta, e se l'etichetta è veritiera e tutti i prodotti EN Plus devono avere etichetta veritiera, allora a questo punto è sufficiente leggere bene l'etichetta. E scegliere l'azienda giusta. Senza dubbio, aziende che producono pellet al 100% di abete rosso sono aziende che ti garantiscono la qualità.